Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Atti Gaming e oggi Kivalry Medieval Warfare. Ho pronunciato di merda, però beh, il mio inglese non è speciale, diciamo. Allora, un gioco sulle battaglie medievali. Io ho fatto soltanto una prima partitina prima, non si dice però. È molto divertente, però vediamolo insieme. 6 su 24 Team Deathmatch. Praticamente sarebbe, diciamo, come Call of Duty, cioè nel senso le squadre che si affrontano a vicenda per cercare di uccidersi, però nel medioevo. Dai, questa con l'aquila rossa è più figa. Queste sono le quattro classi che possono essere scelte da ognuno di noi, insomma, e ad ogni classe possono essere modificate alcune armi e alcuni equipaggiamenti. Come potete vedere, allora, il cavaliere, vabbè, ha un'armatura alta, una velocità bassa. L'unità di punta moderata, bassa alta, e vabbè, l'arciere bassa moderata. Io mi dirigerei sul cavaliere, dai. Allora, vediamo un po'. Queste sono le armi che potete scegliere per il vostro cavaliere. Vediamo un po'. Sì, dai, andiamo con l'ascia bipenne. Secondaria una mazza o una spada corta, uno spadone. Mentre come speciale potete scegliere uno scudo, le asce da lanciare o lo scudo a torre. Io preferisco lo scudo normale. Uscita dalla partita. Ok. Allora, come potete vedere, oddio, sono lentissimo. Il fendente e lo spaccatessa. Mentre se io vorrei mettere lo scudo, come faccio? Ah, ecco, vedete, posso fare spada e scudo o soltanto ascia. Noi facciamo spada e scudo. Che è piesto pendente. Ah, fa il culo. Ma che contro? Sacco il capo del sacco, bastardo. Okay. Lascia stare il mio arciere. Ah, il culo. Ah, fa malissimo. Poi ci sono varie modalità. Adesso io ho scelto il team deathmatch. Però ci sono anche. Aia. Ci sono anche varie modalità, tipo che. Comunque sia, c'è attacco e difesa. Oh, io ho staccato la testa. C'è, allora, attacco e difesa. C'è la modalità in cui è tutti contro tutti. Vabbè, il mio? No, sì, è il mio. Non so come si scrive, sì. Sorry. Non si distinguono bene. Questo non è il mio, però c'ha il caschetto blu. No, io ce sto a capire una sega. Non ce sto a capire un cazzo, non ce sto a capire perché. È abbastanza complicato. Giù c'è un arciere di loro, maledetto. Adesso io vado a staccare la testa. Però è carino, insomma, cioè è divertente. Quando si gioca il tutto contro tutti in un'arena piccola piccola è carina. Culo. Ma non te l'aspettavi? Grandi ragazzi, uccideteli tutti per il sire. Adesso gli rifo il giro da dietro. Ah, fanculo, m'hanno visto. Via, 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 nascondiamoci. Silenzio. La vita piano piano si ricarica, ma piano piano.
Dai, se riesco a prenderli da dietro. Faccio qualche kill. Ciao gringo. Non sono quasi morto pure io. Torniamo a spada e scudo. C'è una freccia che vola. Quella, la modalità quella lì, praticamente che bisogna attaccare e difendere, è carina perché tu ti troverai tutti gli arcieri praticamente che ti spareranno contro la vostra fazione che cercherà di sfondare le mura. È fatto veramente bene, anche le modalità di movimento, il gameplay del gioco sono fatti veramente bene. Oddio, non gli darei un 10, però dai, un 7 per la se lo merita. Anche la grafica è molto carina, io ho abbassato la risoluzione e la qualità video perché logicamente non riuscivo a fare il video insomma con la grafica alta. Adesso prenderemo l'arciere. Vi farò vedere un po' com'è l'arciere. Spada corta, freccia a punta. Freccia a punta, che cazzo cambia? Sempre freccia a punta, so. Vabbè. Devo morire però. Così vi faccio vedere l'arciere. All'attacco per il sire! Dove cazzo sono andati tutti? Squarciato come un cane. La balestra non ve la consiglio perché è lentissima a ricaricare, anche se fa molto più danno insomma di un arco, però è talmente lenta che praticamente, cioè, vi lascia veramente a desiderare. Hai mancato, no? Aia. Non so, fa una trita comunque col mio piccolo cavaliere. La parata. Infatti dovrei andare in giro così. Mi conviene. Ma l'ho visto partire delle frecce. Te l'ho parata, maledetto. È inutile che te butte, te squaccio uguale. E poi, aia. Non vengo a squarciare pure te. Babarababarababarababa. Squarcio fondente. Te fa fa la fine del tuo amico. Aia. Te fa fa. Dai, voglio morire pure io. Voglio più all'arciere. Voglio vedere com'è. Oddio, che liscio. Babarababarababarababa. Morirai! No. Oh, comunque sto facendo 9-3. Oh, ecco l'arciere. Però mi sono perso. Dove stanno tutti? Ah, bisogna calcolare anche l'altezza della freccia. Non è semplice l'arciere, eh. Però è carino, veramente carino. Non è semplice da usare, però è simpatico, molto realistico. Culo, tu la tua balestra.
Non ci si chiappa manco a pagare le oro qui. Aia. La palestra fa male. Ok. Proviamo questo. Mettiamo la lancia. L'accettone. Che è questo? Granata fumogena, coltello da lancio, ascia da lancio. Fica la lancia. Carino, non filza. Vediamo le asce da lancio. Ok. Fanculo, ho mancato. La lancia è lentissima. È lentissima la lancia. Però è figa. Mentre... Dai, voglio ritornare con questo, però... Questa volta farò con spadone. Spada. E scudo. Ah, sono in modalità spettatore. E quando rientro io? Eccomi. La cosa carina è che i personaggi sono lenti come nella realtà praticamente. Oddio, le frecciate. Non potete uccidermi! Aia! Cazzo, oh, io se vanno ammazzare. Dai un po' a fanculo, andate, va. Mezzo morto, so. Mi mancherai! No, no, mi sa che non è andata proprio come dicevo io. Facciamo così, va. 2 e 3. Così avanzo con lo scudo. Cominciano a diventare. Oh, mazza, mi sono levato mezza vita, mi sono levato già. Cominciano a diventare violenti i sarcieri. Bisogna prenderli da dietro. Astuzia medievale. Oh, porca puttana. Dove cazzo mi è arrivata? Vaffanculo. Non so fa più una bella arte. Sta andando tanto bene. Oh, che ho fatto? Quasi finita la partita. Risorse dell'ordine della mozione sono 25% esaurite. Shit, sorry. Arriverò a fare una kill finale. Se mi butto io mi farò male. No, non ho capito tanto. Per l'ordine massonico. Lo sapevo che scende testa di cazzo. Oh, ce n'è uno laggiù. Avanti il prossimo. Non te basteranno le frecce. Via la testa. Che cazzo. Un minuto alla fine della battaglia. Dai, sono troppo belle le quando fare le decapitazioni. Ai. Culete. Vengo giù te spesso le piedi.
puntellano tutte, mi puntellano. Non ricaricherai! Ho finito con una decapitazione fantastica. Good. 12,8, 48 di ping. Pure quello con il punteggio. Ok ragazzi, adesso vi ho fatto vedere un po' la modalità Team Deathmatch. Cercherò di far vedere anche le altre modalità il prima possibile. Un saluto da Comando Wolf. Ciao ciao ragazzuoli.